signore e signori, devo alla cortesia del Presidente della nostra società e del Consiglio Direttivo e dei suoi tutti, vi invito a parlare in occasione della celebrazione dei 50 anni della Società Italiana di Calcio. Vi devo confessare che per un signore di età quale sono io, per un vecchio, è una grossa emozione. Il percorso dei tempi, emozioni, fatiche, mi ci proverò a ricordare qualcosa, certamente non posso ricordare tutto. Come avete visto nel bel film che ha realizzato Guglielmo Anzidato, la società viene fondata nel 1967 nella clinica chirurgica di Pietro Valdoni. Perché la clinica chirurgica? Perché la specialità chirurgica che si innesta naturalmente nella grande tradizione, questa sì che è una tradizione antica italiana, della chirurgia generale. È una sede universitaria e i partecipanti sono quasi tutti professori universitari, ma, e questo dobbiamo ricordarlo, la società è la società di tutti i cardiochirurghi italiani, universitari, ospedalieri, liberi professionisti, case di cura accreditate al Servizio Sanitario Nazionale. E questo è il merito della lungimiranza, della diciamo apertura logica che hanno avuto tutti i presidenti che si sono succeduti nel tempo nel dirigere questa piccola ma che è diventata sempre più grande società. Altra considerazione che mi viene da ricordare e che soprattutto voi giovani dovreste tenere forte è che la società è sempre stata unita, non ha avuto scissioni. Ci sono esempi di società gemelle di cardiologia che hanno la forma ospedaliera, la forma universitaria, noi no. E questa è una bella cosa. Anche la chirurgia pediatrica, la cardiochirurgia pediatrica, pur nella sua autonomia organizzativa, scientifica, dottrinaria, è nell'ambito della Società Italiana di Cardiologia. Immergendomi nei ricordi, che è quello che mi hanno chiesto gli amici, che è come sognare, non posso fare a meno di ricordare il contesto storico del nostro paese, dove noi abbiamo cominciato. È un paese povero, con scarse risorse, è un paese con una arretratezza della rete ospedaliera e dei policlinici universitari. È un passaggio da una società agricola a società industriale. C'è in atto la grande emigrazione interna che va dal sud al nord, alle Mulinette, a Torino, alla Fiat. Ciò nonostante, la volontà di tanti uomini ha portato avanti un discorso difficile, un discorso complesso. E come avete visto, e quindi non vi ripeto, i piccoli numeri di interventi sono diventati grandi numeri di interventi. I piccoli centri che erano fondamentalmente allocati nelle sedi universitarie e ospedaliere anche per iniziativa personale di alcuni primari, come l'ospedale maggiore di Milano, perché c'era un chirurgo molto valente che era De Gasperis, che era un chirurgo toracico, un chirurgo che aveva molto imparato durante l'immediato postbellico dagli inglesi e dagli americani. Poi dopo la tradizione alta è continuata. Era il periodo della cardiochirurgia che si sposava
non dimentichiamo, abbiamo spesso la memoria corta, i viaggi della speranza, era una vergogna per il paese, ma ci abbiamo convissuto per diversi anni, le collette, gli articoli di giornali pietosi, quindi voi soprattutto giovani che adesso state in questo duro lavoro, ricordatevi che la Casa di Giudia ha contribuito anche a creare il senso dello Stato, perché l'abolizione di questo che è stata una cosa che abbiamo vissuto sulla nostra pelle, che forse ha stimolato l'orgoglio, noi ci proviamo pure, era terribile. La Casa di Giudia come corpo dottrina è l'impronta nordamericana. Basta ricordare la circolazione crociata madre figlio di Dillehay o l'ossigenatore a membrana di Gibson della Mayo Clinic e quindi da questi posti ambiziosi, questi giovani ambiziosi sono partiti per andare a imparare fondamentalmente in America, ma anche in Francia. La Germania aveva perso la guerra e non era leader, come sempre succede allora, di tecnologie e di buona chirurgia. E questi uomini, questi ragazzi che sono andati fuori hanno riportato esperienza, sposata all'innata manualità italiana della chirurgia e alla fantasia che contraddistingue il nostro popolo. Si è partiti dall'ipotermia di superficie, si è passati alla circolazione extracorporea, l'arresto cardiaco a freddo, si introduce la protezione miocardica che porta una serie di conoscenze di fisiologia, di fisiopatologia, di progetto di network sul peso cardica e così via di seguito. Era uno sviluppo continuo, sembrava inarrestabile. Erano giornate di febbre, ogni giorno c'erano novità di approccio, di tecnica, di materiali, di strumenti. E questo nonostante l'assenza, non ho più dove dirlo, dello Stato, poi gli interventi tardivi, ecco, che venivano poi fatti. Allora ci chiediamo come mai c'è stato questo sviluppo, questa crescita. Dobbiamo per forza riconoscere che c'era una forte spinta individuale. Dovunque, avete visto Chirichimo, era un primario ospedaliero che si è inventato di voler fare una cardiochirurgia e l'ha fatta contro tutti e contro tutti. E così tutti gli altri esempi. Anche noi abbiamo mandato qualcuno fuori all'estero e c'è rimasto anche e ha dato un contributo allo sviluppo del corpo dottrina. Mi piace ricordare stamattina che mi sento nel mio mondo con i miei amici Giancarlo Rastelli, partì dall'Italia, andò a Mayo Clinic che resta lo stabilimento più austero di quel posto dove si fa questa chirurgia con grandi principi etici. Veniva dai nuovi fanatici considerato un po' conservatore, mi ricordo se usavano ancora le valve quando sono venute le valve a disco per la prudenza che deve essere sempre presente con voi nell'innovazione e ha classificato le cardiopatie congeniche del canale bioventricolare, della trasposizione che sono pezzi di dottrina che sono diventati immutabili. Lo sviluppo ha portato, avete visto, immediatamente a questi risultati, ma in questo sviluppo devo citare nel 1985 si inserisce il trapianto di cuore e rappresenta una svolta per la cardiochirurgia. Perché una svolta? Perché è una modernizzazione, ma porta un concetto, per la prima volta si cerca di razionalizzarlo. Ci vogliono le autorizzazioni, c'è tutto un protocollo, nasce il coordinamento nazionale e poi quello per gruppi di regioni. C'è un qualcosa che, a quale non eravamo abituati, una checklist, cioè
sentire un assistente che ripeteva all'inizio puntualmente le cose. Il trapianto rappresenta una svolta che è una grande iniezione di fiducia, perché provincialmente la gente ha detto: se fanno il trapianto con questi risultati, allora fanno bene tutto. Non è l'equazione uguale, ma ha funzionato. E c'è stato un incremento enorme e uno sviluppo, perché poi nessuno, non per generosità e neppure per apertura intellettuale, ha aiutato la cardiochirurgia, perché era una cosa che trascinava. 1985 nella storia è un posto importante, e anche quello nasce come un discorso individuale di coraggio. La tecnica era semplice, ma l'organizzazione era complessa. E quando ricordo un mio antico collaboratore, come abbiamo vissuto quella vigilia, senza autorizzazione, il ministro era Veneto, Paolo l'aveva avuto, e noi 24 ore dopo l'abbiamo fatto senza avere autorizzazione. Io sono stato denunziato, ma per la cardiologia quella tecnica, quel programma di trapianti che era ed è rimasto rigidamente ancorato ai servizi pubblici, è stata una svolta che ha determinato anche un incremento e grande progresso. Nell'esaminare questa tumultuosa progresso, bisogna pur dire che la cardiologia ha posto nel suo sviluppo una serie di problematiche non risolte, che ha fatto da stimolo per la ricerca. L'ha fatto la farmacologia, l'ha fatta la chimica, l'ha fatto allo studio dei materiali. Ma bisogna pure, per onestà intellettuale, dire che lo sviluppo in altre branche ha dato alla cardiologia la possibilità di realizzare tante cose. Quindi delle due cose, che non è stata la cardiologia a stimolare il progresso scientifico, ma è un misto di implicazioni e di vantaggi vigentevoli, e forse questo è senz'altro vero. Ha fatto la cardiologia da traino nell'organizzazione dei nostri ospedali. Io ricordo la mia esperienza in Sicilia, a Catania, disegnare un reparto, un istituto con delle regole che non erano abituati né negli ospedali né nell'università, era un progresso, era un traino un po' dovunque, tant'è che come espressione un poco provinciale veniva chiamato il fiore all'occhiello dell'ospedale. Dunque, ancora sì, era un felice, facciamo la cardiochirurgia. Abbiamo tentato di fare tanto, ma non abbiamo fatto. La società e l'università non hanno sufficientemente spinto per una razionale programmazione dei centri geografici, sono nati come funghi, avete visto 25 e poi 1 o 2 geograficamente distribuiti, non ha soprattutto programmato il fabbisogno degli specialisti, e alla luce delle nuove conoscenze, delle nuove tecniche che avete sentito i cadaveri citati, invasivi eccetera, non sono state ridisegnate la figura di come si fa lo specialista, come si fa lo specializzato. È un impegno grosso dell'università e di tutti noi questo, di ridisegnare la specializzazione potenziando le risorse anche per la ricerca, che io sono convinto, come fatto propedeutico, deve far parte della formazione del cardiochirurgo. Perché non l'abbiamo fatto? Non voglio autoassolvermi, perché eravamo troppo piccoli, perché l'attività clinica e il perseguimento dei risultati prevaleva, ma è l'impegno per il futuro ed è il senso di questa riunione di oggi. Che cosa resta di questa affascinante e per certi versi eroica esperienza? Qual è lo spirito del tempo passato che ci ha dato la forza in un paese che abbiamo detto con scarse risorse di sviluppare un sistema complesso? Qual è la cardiochirurgia di cui i risultati, l'abbiamo già sentito, sono certamente allineabili con quelli europei e con quelli nostri?
abbiamo accennato all'impegno personale, che poteva essere ambizione, orgoglio, ma forse dobbiamo mettere passione. La passione che abbiamo appreso dai maestri o che percorreva nei cuori generosi di tanti giovani che da tutta l'Italia hanno scelto romanticamente o forse per, ecco, per quella svolta del trapianto di fare questo mestiere. Oggi le prospettive, se si parla, possono apparire superficialmente, dico io, meno promettenti, ma è mia profonda convinzione che con lo spirito che ci ha accompagnato, quello spirito che ho pudore di dire è uno spirito di sacrificio, che non è più di moda, allora chiamiamolo abnegazione. Il mio convincimento che se noi facciamo appello a quello spirito, questa eroica cavalcata riprenderà, porterà nuovi sviluppi, nuovi scenari, nuove prospettive. E adesso mi dovete perdonare, ma per età devo con umiltà, ma con forza, ricordare che il nostro lavoro non è per l'industria, non facciamo computer. Non facciamo finanza, facciamo la cosa più alta e più nobile che un essere umano nella brevità della vita può fare, un uomo che cura un uomo ferito, un uomo malato. E allora sulla nostra attività deve sempre esserci forte e grande la grande cappa dell'etica che deve continuare continuamente a guidare ogni cosa. Basta questa la mia fissazione, l'etica dell'indicazione chirurgica. Adesso su tante patologie c'è un continuo opzione su tante cose, ma ogni cosa cambia, può cambiare la vita e il futuro di quell'uomo. E allora c'è un'etica dell'indicazione che deve sempre sovrastare e anche nell'affrontare l'innovazione ci vuole una prudenza che non è retrograda, è soltanto responsabile e anche quei rapporti con l'industria che finanzia per la ricerca. E ancora vi piglio l'artiglio, avete tutto voi, di fare ancora una raccomandazione. Nel film avete visto che nasce tutto da una simbiosi cardiologo-chirurgo, un chirurgo coraggioso, un chirurgo che aveva grandi spiriti di innovazione, che era io conosciuto bene, che era padre di Guglielmo Angelino, e la cardiochirurgia ha bisogno della cardiochirurgia. Guai a fare una guerra, guai a contendersi come bambini, questo tocca a me, questo è sbagliato. L'evoluzione è corale e noi possiamo fare la nostra parte, ma con grande intelligenza, con un obiettivo di potenziare le terapie del cuore. Questo me lo dovete promettere. Buon lavoro.